Gentile pubblico, Estoria 2012, ottavo festival internazionale della storia, vi dà il benvenuto nella tenda APIC. Il festival è ideato e organizzato dall'Associazione Culturale Estoria e si svolge sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Comune di Gorizia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e dell'Associazione Italiana Editori, grazie al sostegno delle amministrazioni pubbliche e di sponsor privati. Benvenuti dunque all'incontro dal titolo «Noi veggiamo, come cueca ma la luce, le cose che ne sono lontano». Interviene Marco Sant'Agata, voce recitante Walter Mramor. Buona storia a tutti. Buongiorno. Parleremo di Dante profeta. Profeta vedremo in che senso. Cominciamo dalla fine del Purgatorio. Dante, sulla cima del Purgatorio, entra nel paradiso terrestre e qui assiste a una stranissima processione e soprattutto vede il dispiegarsi di scene allegoriche ancora più strane. Ne sono protagonisti un carro che simboleggia la Chiesa e un'aquila che simboleggia l'impero. Questa azione allegorica culmina nella rappresentazione di una meretrice che sul carro amoreggia con un gigante. La meretrice è la curia papale, curia che intrattiene rapporti indecenti con il re di Francia, il gigante. Si ricordi che in quel periodo la sede papale era ad Avignone, sotto il controllo di Filippo il Bello, il re di Francia. A un certo punto il gigante, adirato, perché la meretrice ha fatto gli occhi dolci a Dante, al personaggio Dante che assiste alla scena, il gigante adirato la frusta da capo a piedi e poi trascina il carro in una selva, che per l'appunto sta a simboleggiare la cattività avignonese. Sicura, quasi rocca in alto monte, seder sovresso una puttana sciolta m'apparve, con le ciglia intorno, pronte. E come perché non li fosse tolta, vidi di costa a lei, dritto, un gigante, e baciandosi insieme alcuna volta. Ma perché l'occhio cupido e vagante a me rivolse, quel feroce drudo la flagellò dal capo fin le piante. Poi, di sospetto pieno e d'ira crudo, disciolse il mostro e trasse per la selva, tanto che sol di lei mi fece scudo alla puttana e alla nuova belva. Al termine della rappresentazione allegorica, Beatrice pronuncia una oscurissima profezia. Non sarà tutto tempo senza reda l'aguglia che lasciò le penne al carro perché divenne mostro e poscia preda. Ch'io veggio certamente però il narro a darne tempo già stelle propinque, segure d'ogni intoppo ed ogni sbarro, nel quale un 510 e 5 messo di Dio anciderà la fuia con quel gigante che con lei delinque. Dunque, Beatrice profetizza che l'impero, l'Aquila, presto avrà un erede, un nuovo imperatore che ucciderà la meretrice e il gigante. La profezia è oscura, ma non è generica. Sotto l'enigma numerico, un 510 e 5, si cela il nome di un personaggio storico. Il problema è che fino ad oggi nessuno è riuscito a individuare in modo del tutto convincente quale sia la chiave per decrittare questo enigma. A noi interessa che prima e dopo il culmine della scena allegorica Beatrice si rivolga a Dante e entrambe le volte lo invita a ricordare bene ciò che ha visto per poi riferirlo una volta ritornato sulla terra.
La prima volta Beatrice dice a Dante: però in pro del mondo che mal vive, al carro tien gli occhi e quel che vedi ritornato di là fa che tu scrive. La seconda volta gli dice: tu nota, e siccome da me son porte, così queste parole segna ai vivi del viver che è un correre alla morte. Insomma, Beatrice investe Dante, potremmo dire ufficialmente, di un compito profetico. La stessa investitura Dante l'avrà nel paradiso e l'avrà dal trisavolo Cacciaguida. Ma non di men rimossa ogni menzogna, tutta tua vision fa manifesta e lascia pur grattar dov'è la rogna. E poi l'avrà niente meno che da San Pietro. E tu, figliuol, che per lo mortal pondo ancor giù tornerai, apri la bocca e non nascondere quel ch'io non nascondo. Dunque, in tre punti cruciali del poema, cioè alla fine del Purgatorio, a metà e verso la fine del Paradiso, Dante è incaricato del compito profetico di salvare il mondo raccontando la sua esperienza eccezionale. Quindi è una investitura finalizzata allo scrivere, al far manifesto. Dante si presenta come un profeta non perché ha il privilegio di leggere nel futuro, di vaticinare gli eventi, ma perché ha il privilegio di riferire ai vivi i vaticini che ha ascoltato nel mondo ultraterreno. Ma siccome poi la commedia di fatto costituisce il compimento di questo incarico ricevuto, l'investitura che è data al personaggio finisce per ricadere sull'autore stesso. Resta il fatto però che è tutta interna alla finzione, quindi è un'auto-investitura. È Dante stesso che si proclama profeta. Ora vedremo fra un po' se questa per l'appunto è una finzione o se Dante si sentisse realmente un profeta. Adesso chiediamoci quale molla psicologica può averlo spinto a sentirsi o quantomeno a proclamarsi profeta. Il percorso che approda alle investiture che abbiamo appena sentito parte da lontano e ha le sue motivazioni più profonde nel modo in cui Dante, fin da giovane, reagisce a un suo malessere di tipo sociale, a un suo senso di insicurezza. Dante deve essersi domandato più volte quale fosse il suo posto nella società fiorentina. Aveva sposato una Donati, figlia nipote di cavaliere. Suo nonno materno era Durante degli Abati, apparteneva a una famiglia più che ragguardevole. E invece lui, Dante, portava il nome di una famiglia Alighieri mediocre, nel presente più ancora che nel passato. Il suo servizio amoroso era rivolto, o meglio, Dante pretendeva che fosse rivolto, a una donna, Beatrice, che era sposata a un cavaliere dell'aristocrazia finanziaria di Firenze, Simone dei Bardi. Anche le frequentazioni di Dante erano di alto livello. Il primo dei suoi amici era niente meno che Guido Cavalcanti. Guido Cavalcanti era colto, raffinato, ma era anche l'erede di una delle più cospicue fortune della città. Era un magnate politicamente influente, era figlio di uno dei capi del partito guelfo. Il fratello di Beatrice, Manetto Portinari, che era amico a Dante subito dopo, lo dice Dante stesso, Guido Cavalcanti, non era di famiglia così elevata come Guido, ma
apparteneva sempre al ceto mercantile e finanziario più elevato di Firenze. Un altro grande amico di Dante, Cino da Pistoia, era un Siniboldi, cioè apparteneva a un'antica famiglia pistoiese molto provvista di sostanze. Dante non apparteneva né all'aristocrazia di sangue né a quella del denaro. Se non fosse stato Dante, di quelle famiglie che lui frequentava come amico, sarebbe stato un cliente a cui avrebbero elargito qualche favore e un po' di aiuto economico. Insomma, lo stato di subordinazione, di oggettiva subordinazione in cui versava, deve avere alimentato in lui sensi di insicurezza. E certamente, essendo persona molto ambiziosa, desideri di rivalsa. Il tratto più tipico della personalità di Dante è che egli si presenta, si sente e si presenta diverso, unico, eccezionale. E questo tratto sembra proprio affondare le radici, come dicevo, in un disagio di tipo sociale. Fin da giovane Dante sceglie uno stile di vita coerente con questa immagine di persona diversa, di persona non integrata che egli vuole fornire di sé. Ciò che meglio rappresenta l'idea di vita aristocratica a cui ambisce è il suo atteggiamento nei confronti del lavoro, delle attività economiche e del valore da attribuire al denaro. Colpisce noi, ma forse colpiva anche i suoi contemporanei, constatare che egli non esercita nessun lavoro. Certo, non aveva i capitali per poter intraprendere un'attività di tipo finanziario o mercantile, ma niente gli avrebbe impedito di intraprendere la strada che era stata intrapresa da tutti i membri della sua famiglia, la strada dei piccoli affari, delle compravendite, delle piccole speculazioni finanziarie, e nemmeno di intraprendere quella delle professioni intellettuali, che a Firenze erano molto richieste. Brunetto Latini era un grande notaio. Un grande notaio era un altro amico di Dante, Lapo Gianni. Dante è il primo ed è anche l'unico degli Alighieri a vivere di rendita. Cioè, non è che Dante vuole una vita da giovin signore, vuole vivere da nobile, o perlomeno vuole una vita confacente al suo concetto di nobiltà, cioè una vita distaccata dalle vili occupazioni economiche e dedita a tempo pieno allo studio, alle arti liberali. Ma una cosa è vivere di rendita avendo alle spalle i grandi possedimenti terrieri dei veri nobili o le grandi proprietà immobiliari dei Cavalcanti. Altra cosa è vivere avendo alle spalle i proventi di due poderi, di due piccoli poderi. E in effetti ben presto Dante sperimenterà una acutissima crisi economica. Dicevo prima che l'aspetto più rilevante della personalità dantesca è il suo sentirsi diverso e predestinato. In ciò che ha fatto, in ciò che ha detto, si tratti della nascita di un amore, della morte di una donna amata, della sconfitta politica, dell'esilio. In tutto ciò lui scorge il segno del destino, l'ombra di una fatalità, insomma la traccia di una volontà superiore. Questa è un'idea che Dante comincia a nutrire fin da giovane,
e che poi si rafforza nel tempo fino proprio a sfociare nella convinzione di essere stato investito da Dio nella missione profetica di salvare l'umanità. Ne è un esempio il modo in cui parla delle sue malattie. Dante parla spessissimo di sé e, caso raro nel Medioevo, molto spesso parla anche delle malattie di cui ha sofferto. E Dante stesso, in una canzone che comincia «E mi incresce di me sì duramente», una canzone scritta nella prima metà degli anni 90, a descrivere una crisi psicofisica che egli data ai suoi primi mesi di vita. In questa canzone, a un certo punto, dice che il giorno della nascita di Beatrice, lui, ancora di pochi mesi, improvvisamente e in modo istantaneo aveva perso conoscenza, colpito da una folgorazione. Lo giorno che costei nel mondo venne, secondo che si trova nel libro della mente che vi è meno, la mia persona pargola sostenne una passione nuova, tal ch'io rimasi di paura pieno. Ca tutte mie virtù fu posto un freno subitamente, sì ch'io caddi in terra per una luce che nel cuor percosse. E se il libro non erra, lo spirito maggior tremò sì forte che parve benché morte per lui in questo mondo giunta fosse. Dunque Dante attinge dal libro della memoria, come nella Vita Nova, e descrive questa crisi subita il giorno della nascita di Beatrice, una crisi da intendere forse in senso medico. Ora, del tutto simile è la crisi descritta in un'altra canzone, la cosiddetta canzone montanina, Amor da che convien pur ch'io mi doglia, che risale a un'epoca lontana, a quella di E mi incresce di sé, che abbiamo appena ascoltato, risale al 1307, quindi non è riferita a Beatrice. In questa canzone il poeta scrive che, ossessionato dal pensiero della sua donna, si reca dove può vederla con lo stesso animo di un condannato che si avvicina al patibolo, e che quando le è davanti, proprio nel momento in cui sta cercando qualcuno che gli faccia avere la grazia, dagli occhi di questa donna parte una folgore improvvisa che gli toglie i sensi. Allor mi volgo a veder a cui mi raccomandi, e intanto son scorto dagli occhi che m'ancidono a gran torto. Qual io divegno si feruto, amore, sailo tu e non io, che rimani a veder me senza vita. E se l'anima torna poscia al core, ignoranza ed oblio stato è con lei, mentr'ella è partita. Com'io risurgo e miro la ferita che mi disfece quando io fu percosso, confortar non mi posso, sì ch'io non triemi tutto di paura. E mostra poi la faccia scolorita, qual fu quel trono che mi giunge addosso, che se con dolce riso è stato mosso, lunga fiata poi rimane oscura, perché lo spirito non si rassicura. Beh, a differenza della canzone precedente, questa canzone si dilunga a descrivere la risoluzione della crisi, che è presentata come un risorgere, no? Dice che dopo la percossa che lo aveva colpito come un tuono, il soggetto riprende lentamente conoscenza,
ma seguita a tremare di paura e la sua faccia resta a lungo turbata, pallida per lo spavento che ha patito. Ebbene, questi sono gli stessi sintomi che Dante descrive nel canto 24 dell'Inferno, dove però ricorre a termini tecnici della medicina. In questo canto il ladro Vanni Fucci, dopo che il morso di un serpente lo ha istantaneamente polverizzato, riprende in maniera altrettanto istantanea la forma umana. La caduta è stata repentina, improvvisa, e altrettanto è il ritorno alla forma corporea. Invece è più lento il riaffiorare della coscienza, è più lento il ripristinarsi dell'equilibrio psichico, tanto che Dante, per descrivere questo processo, ricorre a una similitudine. E quale è quel che cade, e non sa come, per forza di demon ch'a terra il tira, o d'altra oppilazion che lega l'uomo, quando si leva, che intorno si mira, tutto smarrito della grande angoscia che gli ha sofferta, e guardando sospira, tal era il peccator levato poscia. Qui Dante descrive con precisione e con partecipazione questa crisi fisica. Sembra proprio che dietro al testo soggiaccia una dose di vissuto. Che sintomi sono questi? Sono sintomi di tipo epilettico. Ora, nel Medioevo l'epilessia mantiene ancora il carattere di morbo sacro che aveva presso gli antichi. Per gli antichi l'epilessia era causata da un intervento divino quasi sempre punitivo. Anche nel Medioevo ha un carattere sacro, ma la sacralità si trasforma in diabolicità. L'epilettico è posseduto dal demonio. Non solo, è anche una malattia infamante che è spesso confusa con la follia, ma è anche una malattia socialmente pericolosa perché, secondo loro, può trasmettersi per via ereditaria ma anche per contagio. Nei versi per forza di demon ch'a terra il tira o d'altra oppilazion che lega l'uomo, Dante sembra distinguere, no? La perdita dei sensi e la caduta a terra che ne consegue possono essere causati da possessione demoniaca oppure da una occlusione o ostruzione, oppilazione. L'uso di questo termine tecnico, termine raro, suggerisce che Dante di questa malattia, accanto alla concezione vulgata, abbia una concezione più strettamente medica. Infatti l'oppilazione era una delle spiegazioni scientifiche che venivano prodotte dalla medicina di allora. Un eccesso di umori di varia natura determina l'ostruzione totale o parziale dei ventricoli del cervello e da qui la crisi di tipo epilettico. Dante dunque attenua l'aura diabolica di questa malattia, ma fa anche di più. Nella stanza che abbiamo letto, la prima di E min cresce di me, la stanza nella quale racconta la folgorazione infantile, presenta la crisi subita nei primi mesi di vita come il segno di essere stato destinato fin dalla nascita a un amore esclusivo. Quindi un segno tangibile, impresso sul suo corpo, di una predestinazione decretata da una potenza superiore. Quindi
il nesso amore-malattia è un forte segnale di singolarità. È lui solo, fra tutti i rimatori del suo secolo, ad avere ricevuto questo dono, o se volete, questa condanna. Quindi, se quella crisi psicofisica è da intendere in senso medico come una crisi epilettica, allora ci troviamo di fronte a un Dante che trasforma questa malattia, che segnava sì il paziente, ma con un marchio infamante, in un fenomeno che lo contraddistingue in senso positivo. Questo è uno dei tanti esempi che si possono portare del fatto che Dante si sentisse o volesse essere percepito come un predestinato. Ne faccio un altro, clamoroso. Dante cerca di accreditarsi come persona fornita di capacità visionarie. Nella Vita Nova, quando arriva a dover raccontare l'evento cruciale della morte di Beatrice, Dante si rifiuta di farlo e si trincera dietro tre giustificazioni, giustificazioni che per secoli sono risultate oscure agli interpreti. La terza giustificazione, quella che è sempre stata ritenuta la più oscura di tutte, la terza giustificazione è che, parlando della morte di Beatrice, lui diventerebbe di necessità laudatore di sé medesimo, lodatore di sé stesso. Perché Dante, parlando della morte di Beatrice, diventerebbe lodatore di sé stesso? Bene, a questa argomentazione di Dante presuppone un passo di San Paolo, un passo della seconda lettera ai Corinzi di San Paolo, laddove San Paolo racconta il suo rapimento al terzo cielo, all'Empireo. San Paolo confessa nell'Epistola di avere resistito 14 anni prima di decidersi a rivelare quella sua esperienza eccezionale. E ha resistito tanto tempo perché temeva che il raccontare di essere stato scelto dal Signore avrebbe significato gloriarsi, cioè dantescamente farsi laudatore di sé medesimo. Se accostiamo il passo della Vita Nova all'epistola di San Paolo, deduciamo che la reticenza di Dante in realtà è un'affermazione, cioè è un modo per comunicare al lettore, e i lettori di allora conoscevano le epistole di San Paolo molto meglio di quanto non le conosciamo noi, che al momento della morte di Beatrice lui, come Paolo, aveva avuto una visione mistica. Non dice quale. Comunica di avere avuto però una visione mistica. Non ne parla per non gloriarsi del privilegio che ha avuto in quella circostanza. In realtà poi nella Vita Nova Dante parla della morte di Beatrice e ne parla anche in modo dettagliato. Lo fa prima che il racconto arrivi a dover effettivamente raccontare la morte di Beatrice. Lo fa ricorrendo a un incubo premonitore. E quindi questo ci fa credere che in realtà quell'esperienza mistica adombrata attraverso la ripresa delle parole di San Paolo non fosse una esperienza reale, ma una finzione letteraria. Quello che conta però è che Dante ricorra fin da giovane a questo tipo di finzione. Bene, i vari fili legati appunto a questa sua volontà di presentarsi come eccezionale e predestinato si ricongiungono, e si ricongiungono proprio sotto il segno del carisma profetico, in un periodo ben preciso della vita di Dante,
quello immediatamente successivo alla morte dell'imperatore Enrico VII nell'agosto del 1313. Ora, la morte improvvisa di Enrico VII per Dante deve essere stata la mazzata più forte che lui ha subito nella sua vita dopo quella dell'esilio del 1302. Il sogno di ritornare a Firenze, di vedere realizzata la riforma della Chiesa, il ripristino dell'autorità imperiale, riforme necessarie perché l'umanità potesse ritrovare la pace, un sogno che sembrava sul punto di realizzarsi, con la morte di Enrico VII svanisce all'improvviso da un giorno all'altro. C'era di che restare sgomenti. E tuttavia Dante non ci appare ripiegato su se stesso. Anzi, gli scritti di questo periodo ci danno l'immagine di un uomo combattivo e soprattutto di un uomo infervorato di una missione di cui si sente investito. È in questo periodo che in lui si forma l'idea di essere dotato di carisma profetico. Bene, il fatto che la voce profetica diventi più nitida, più ferma, proprio in corrispondenza della grande delusione subita con la morte, con il fallimento di Enrico, corrisponde abbastanza bene, direi, a quanto sappiamo o intuiamo del carattere di Dante, del suo modo di reagire alle sconfitte, questa sua volontà di reagire rovesciando la realtà e proiettandosi nel futuro. Insomma, più è solo e più pretende di parlare a nome di tutti. E nella commedia si spinge fino a pretendere di parlare in nome di Dio. Dicevo all'inizio che le investiture che gli rilasciano Beatrice, Cacciaguida e San Pietro in realtà sono delle auto-investiture, sono tutte interne alla finzione. Per poter essere ascritto e riconosciuto al rango di poeta, essere riconosciuto come profeta, non bastava la volontà di Dante. Dante doveva fornire dei segni oggettivi, dei segni indiscutibili, dei segni indipendenti dalla sua volontà del fatto di essere realmente un profeta. Questo lo fa nel canto 19 dell'Inferno. In questa bolgia sono puniti i simoniaci, cioè coloro che hanno fatto commercio delle cose sacre. I dannati sono conficcati a testa in giù, ma con i piedi fuori, dentro dei fori circolari scavati sul fondo, un fondo roccioso della bolgia. Dante si avvicina a un simoniaco che agita i piedi più degli altri e gli chiede chi sia. Il dannato, che sta a testa in giù, lo scambia per Bonifacio VIII, il papa di cui sta attendendo l'arrivo all'inferno. L'equivoco si chiarisce e lo spirito rivela di essere il papa Niccolò III. Niccolò III spiega a Dante che sotto di lui, nello stesso buco, sono conficcati i papi simoniaci che l'hanno preceduto e che anche lui sarà spinto più in basso nel buco quando arriverà l'anima di Bonifacio VIII e, dopo breve tempo, quella di Clemente V. Ora, Bonifacio VIII era ancora vivo nel 1300, che è la data della finzione della commedia, ma Clemente V era ancora vivo quando Dante sta scrivendo questo canto. Dopo aver sentito queste parole di Niccolò III, Dante personaggio, esplode in una invettiva indignata contro gli ecclesiastici corrotti che hanno come unico loro Dio il denaro e lamenta il sciagurato errore fatto da Costantino con il dono che egli fece allora
ai papi. Io vidi per le coste e per lo fondo piena la pietra livida di fori, d'un largo tutti e ciascun era tondo. Non mi parean men ampi né maggiori che quei che sono nel mio bel San Giovanni, fatti per loco di battezzatori, l'un dei quali, ancor non è molt'anni, ruppio per un che dentro vannegava, e questo sia suggel cognomo Sganni. Fuor della bocca a ciascun soperchiava d'un peccator li piedi e delle gambe infino al grosso, e l'altro dentro stava. Le piante erano a tutti accese, entrambe, perché si forte guizzavan le giunte che spezzate averian ritorte e strambe. Qual suole il fiammeggiar delle cose unte muoversi pur sulla strema buccia, tal era lì, dai calcagni alle punte. Chi è colui, maestro, che si cruccia guizzando più che gli altri suoi consorti, diss'io, e cui più roggia fiamma succia? Ed egli a me: se tu vuo ch'io ti porti laggiù per quella ripa che più giace, da lui saprai di sé e dei suoi torti, e io tanto me bel quanto a te piace. Tu sei signore e sai chi non mi parto dal tuo volere, e sai quel che si tace. Allora venimmo in sull'argine quarto, volgemmo e discendemmo a mano stanca laggiù nel fondo foracchiato ed arto. Lo buon maestro ancor della sua anca non mi dipose, sì che mi giunse a rotto di quel che si piangeva con la zanca. Oh, qualche sé che il di su tien sotto, anima trista come pal commessa, comincia io a dir: se vuoi, fa motto. Io stava come il frate che confessa lo perfido assessin, che poi se fitto richiama lui perché la morte cessa. Ed el gridò: sei già costì ritto? Sei già costì ritto, Bonifazio? Di parecchi anni mi mentì lo scritto. Se tu si tosto di quell'aver sazio, per lo qual non temesti torre inganno la bella donna e poi di farne strazio? Tal mi feci io, quai son coloro che stanno per non intender che ciò che l'ho risposto quasi scornati e risponder non sanno. Allor Virgilio disse: dilli tosto, non son colui, non son colui che credi, e io ripuosi come a me fu imposto, perché lo spirito tutti storse i piedi, poi sospirando e con voce di pianto mi disse: dunque, che a me richiedi? Se di sapere chi sia ti calco tanto, che tu abbi però la ripa corsa, sappi chi fu vestito del gran manto, e veramente fui figliol dell'orsa, cupido sì per avanzar gli orsatti, che su l'avere e qui me misi in borsa. Di sotto al capo mio son gli altri tratti che precedetter me simoneggiando, per le fessure della pietra piatti. Laggiù cascherò io altresì, quando verrà colui chi credea che tu fossi, allor che feci il subito domando. Ma più è il tempo già che i piedi mi cossi, e chi son stato così sotto sopra, che il non starà piantato coi pei rossi, che dopo lui verrà di più laida opera di ver ponente un pastor senza legge, tal che convien che lui e me ricuopra. Nuovo Iason sarà, di cui si legge nei Maccabei, e come a quel fu molle suo re, così fia lui chi Francia regge. Io non so se mi fui qui troppo folle, ch'io pur riposi lui in questo metro. Deh, or mi di,
Quanto tesoro volle nostro Signore in prima da San Pietro che ponesse le chiavi in sua balia? Certo, non chiese se non viemmi retro. Né Pierre né gli altri tolsero a Mattia oro o d'argento quando fu sortito al loco che perde l'anima ria. Però ti sta che tu sei ben punito. E guarda ben la mal tolta moneta che esser ti fece contra Carlo ardito. E se non fosse ch'ancor lo mi vieta la reverenza delle somme chiavi che tu tenesti nella vita lieta, io userei parole ancor più gravi che la vostra avarizia il mondo attrista, calcando i buoni e sollevando i bravi. Di voi, pastor, s'accorse il Vangelista, quando colei che siede sopra l'acque puttaneggiar coi regi a lui fu vista, quella con le sette teste nacque e da 10 corna ebbe argomento finché virtute al suo marito piacque. Fatto v'avete Dio d'oro e d'argento, e che altro è da voi all'idolatre se non che egli uno e voi ne orate 100? Ai Costantin, di quanto mal fu matre la tua conversion, non la tua conversion, ma quella dote che da te prese il primo ricco padre. Questa invettiva, l'abbiamo appena ascoltato, è fatta in puro stile profetico, cioè da profeta biblico. E però non sono né l'invettiva né le predizioni delle condanne all'inferno di papi ancora viventi che forniscono quel segno oggettivo del carisma profetico di Dante che dicevamo. Questo segno oggettivo è collocato nella prima parte del canto, là dove Dante paragona le dimensioni dei fori scavati sul fondo della bolgia a quelli scavati nella vasca battesimale del battistero di San Giovanni, fori dentro ai quali erano alloggiate le anfore di terracotta che contenevano l'acqua benedetta. Bene, questa similitudine fa scattare del tutto immotivato e privo di funzionalità dal punto di vista della narrazione del poema, il racconto di un episodio autobiografico, un episodio che dobbiamo ritenere vero. Un giorno imprecisato, che non dovrebbe cadere molto lontano dal 1300, durante una cerimonia battesimale in San Giovanni succede un incidente. Un bambino, forse un neonato, cade dentro una delle anfore di terracotta che contengono l'acqua lustrale e rischia di annegarvi. Dante, presente, interviene, rompe il contenitore di terracotta e salva il bambino caduto vi dentro. Non mi parea men ampi né maggiori che quei che sono nel mio bel San Giovanni fatti per loco di battezzatori, l'un degli quali ancora non è molt'anni ruppio per un che dentro vannegava e questo sia suggel cognomo Sganni. Quel gesto fece scalpore, forse fu anche giudicato sacrilego, e Dante adesso lo racconta per ristabilire la verità dei fatti, e questo sia suggel cognomo Sganni. Ma lo racconta soprattutto perché nel frattempo si è accorto che il suo gesto di allora aveva ripetuto un gesto analogo compiuto dal profeta Geremia. La Bibbia racconta che gli abitanti di Gerusalemme si erano dati a culti profetici e che allora Dio aveva ordinato a Geremia di rompere un'anfora nella valle antistante la porta dei cocci. Rompere un'anfora per profetizzare agli abitanti di Gerusalemme che la città
sarebbe stata distrutta. L'anfora in pezzi corrisponde alle mura di Gerusalemme diroccate. Dante si è persuaso che anche il suo era stato un gesto profetico e lo comunica ai lettori attraverso un procedimento retorico che noi chiamiamo figurale. La rottura dell'anfora contenente l'acqua benedetta, ripete il gesto del profeta biblico e nello stesso tempo ne ripete il messaggio. Come Geremia si era scagliato contro l'idolatria degli ebrei, lui, Dante, con la commedia, si scaglia contro la moderna idolatria, la simonia della Chiesa. Quindi nel battistero Dio gli aveva affidato il compito di denunciare la corruzione ecclesiastica. Con questo lo aveva investito oggettivamente di una missione profetica. Bisogna sottolineare la circostanza che il segno pubblico del carisma profetico è stato conferito a Dante nel battistero di San Giovanni. Verso la fine del paradiso, Dante esprimerà la speranza, ma è quasi una certezza per lui, che una pubblica incoronazione a Firenze riconoscerà il suo valore di poeta in volgare. Sarà il poema, la commedia, a mitigare i cuori crudeli dei fiorentini che lo tengono fuori del bello vile in cui è nato. Nel suo San Giovanni, là dove si era rivelato profeta, egli sarà incoronato poeta. Nell'immaginario dantesco la rappresentazione di Firenze fa sempre perno su quella chiesa, sulla chiesa battistero di San Giovanni. Nelle aspirazioni di Dante, San Giovanni è il luogo della rigenerazione, della rigenerazione personale, della città e della chiesa stessa. Ora, che ancora verso la fine della vita Dante non possa immaginare altro luogo nel quale celebrare la sua vittoria se non il fonte del suo battesimo, questo fatto sta a dimostrare quanto fossero profonde le radici del suo attaccamento a Firenze, ma mostra anche altro. Mostra come un esule lontano dalla città da molti anni possa restare legato a miti, a simboli che nel frattempo, per coloro che in città hanno continuato a vivere, hanno perso di valore. Ormai era da parecchi anni che la chiesa di San Giovanni non era più il tempio cittadino per antonomasia, era stata soppiantata dalla cattedrale di Santa Maria del Fiore. Dante non lo sa o non vuole saperlo. E in fondo c'è qualcosa di commovente in questo sradicato che si mantiene fedele a miti e a immagini che ormai vivono unicamente dentro di lui. Se mai continga che il poema sacro al quale ha posto mano e cielo e terra, sì che m'ha fatto per molti anni macro, vinca la crudeltà che fuor mi serra dal bello vile ov'io dormii agnello, nimico ai lupi che lì danno guerra. Con altra voce ormai, con altro vello, ritornerò poeta e in sul fonte del mio battesimo prenderò il cappello. Beh, io la ringrazio personalmente perché per me è stata una bellissima lezione. No, grazie. Troppo è buono. Stato straordinario, grazie. Troppo buono.
Vedo che abbiamo convinto tutti e ne siamo molto lieti. Una parte di quello che ho detto oggi si trova o in un libro che ho visto esposto lì o e un'altra in una biografia di Dante che sarà in libreria il 1° settembre pubblicata da Mondadori. Bene. A una prossima occasione. Arrivederci.